La nuova sottovariante Omicron del Covid, denominata Eris, è stata sequenziata anche in Liguria su un paziente di 74 anni, ricoverato la scorsa settimana al San Martino con problemi respiratori. Da un punto di vista clinico, diciamo, è una variante che non ha particolari caratteristiche, anzi, come tutte le subvarianti Omicron, non ha neppure un grosso impatto sull'ospedale. Basti ricordare che noi in questo momento in Liguria viaggiamo ogni settimana su circa 240-250 nuovi casi di Covid, di cui però la quasi totalità non richiedono il ricovero ospedaliero. Le buone notizie però vanno prese con cautela perché, afferma il professor Riccardi, anche questa variante può essere pericolosa per i pazienti fragili. Ipotizzabile che questo virus, il SARS-CoV-2, nelle sue subvarianti, assuma le caratteristiche dei virus respiratori e quindi sostanzialmente una stagionalità autunno, soprattutto autunno-invernale, quando ci sono i mesi più freddi. È chiaro che quando noi diciamo ha assunto le caratteristiche di un'influenza, così come ci ha ricordato il nostro Ministro della Salute, intendiamo che comunque non è una malattia del tutto banale.